Guardi, è già successo, voglio ricordarlo, un caso che fa da guida a tutte le altre decisioni di questo tipo. È il caso della signora Pretti, che era malata irreversibilmente, non godeva dell'uso degli arti e ha chiesto che venisse esonerato il marito dalla colpa di aiutarla nel suicidio. È andata, dopo aver visto negato il suo diritto, è andata alla Corte Europea dei diritti dell'uomo e la Corte ha risposto in questa maniera che noi ritroviamo sempre come problema. Ha detto che non poteva imporre ad uno Stato membro di cambiare la propria legislazione, però in questo caso ci si sarebbe trovati di fronte ad una discriminazione che non è consentita da nessuna carta, che è il principio fondamentale. Professor D'Agostino? No, credo che il ricorso alla Corte Europea può avere un forte valore simbolico, mm-hmm. ma non ha efficacia mm-hmm. operativa nel nostro ordinamento. Mm-hmm. E ma la legge sul testamento biologico rappresenterebbe una soluzione veramente a questi casi? Il Comitato Nazionale di Bioetica aveva emanato nel 2003 un parere molto saggio, frutto di una mediazione faticosamente raggiunta tra cattolici e laici e che era stato sottoscritto da personalità al di sopra di ogni dubbio. Da una parte si auspicava una legge sul testamento biologico rispettosa del divieto penale di eutanasia che c'è nel nostro ordinamento e quindi si dava ampio spazio al dovere del medico di prendere atto delle volontà anticipate, ma si lasciava necessariamente libero il medico di seguire o no queste dichiarazioni. La musica ci ha detto pochi spiccioli secondi, la stessa domanda per lei. Io credo che la questione del testamento biologico possa aiutare a ripartire con una discussione aperta nella sfera pubblica italiana. Non credo che ci sia tecnicamente bisogno. Al massimo si dovrebbe lavorare sull'omicidio del consenziente, mai sull'eutanasia, non è questo il problema. Bene, adesso parliamo proprio di questi progetti di legge che la politica, anche se andrebbe liberata dai dogmi dell'ideologia, sta tentando di approcciare proprio in questi giorni. A tra poco. Finisco con le mie domande e lascio a voi il compito di ribadire le vostre posizioni utilizzando gli avverbi, le congiunzioni dubitative, avversative che adesso, ecco qua, la regia manda alle mie spalle. Sceglietene una a testa e vi chiedo, per dare il là a questo dialogo a due, tra i disegni di legge che sono depositati in Parlamento da parti opposte, quali voi scegliereste sul cosiddetto testamento biologico o dichiarazioni anticipate di fine vita? Quali voi scegliereste e a quale mettereste la vostra firma e perché? Chi comincia? Io aderirei ad un disegno di legge che riconoscesse il diritto del malato di redigere dichiarazioni anticipate di trattamento, però riconoscendo al medico, alla sua competenza deontologica e scientifica, la possibilità di seguire le dichiarazioni del malato o non seguirle motivando adeguatamente perché ha deciso in scienza e coscienza di non seguirle. Io diversamente penserei piuttosto, ed è questa la mia scelta, penserei piuttosto ad una limitazione del potere del medico di decidere. Guardi, sta succedendo anche in altri campi, ad esempio le informazioni genetiche. Se le informazioni genetiche dovessero, in quanto medicina predittiva, stabilire il destino della mia vita, io sarei sempre libero di aderire a quello che il medico mi dice o meno. Non lascerei mai, non delegherei mai al potere nudo sulla vita da parte di un medico. Ad esempio il principio speranza in questo caso può operare, ma può operare anche al contrario il desiderio di discostarsi dalle prescrizioni mediche, quindi limitare il potere del medico. Io credo quindi che il grande dissenso tra il professor Resta e me sta proprio in questo. Io aderisco ad una visione ippocratica della medicina, per la quale il medico lotta essenzialmente per il bene del malato. Il professor Resta probabilmente ha in mente un'idea tecnica, funzionale della medicina, in cui il medico è un operatore neutrale e quindi giustamente l'operatore neutrale si pone al servizio del cliente che lo paga e segue le sue indicazioni.
Due piccole riflessioni. Per questo è bene che nessun medico si sostituisca non solo alla volontà dell'individuo, ma neanche ai giudici. È bene che i giudici si assumano la responsabilità di decidere in quanto giudici, ed è anche successo. Secondo, ed è una cosa su cui mi piacerebbe continuare a discutere a lungo, quando Socrate muore dice a Fedone che bisogna sacrificare un gallo ad Esculapio, esattamente il contrario di quello che noi ci aspettiamo. La medicina che ci dà la morte è la stessa medicina che poi ci fa sopravvivere in un altro senso. Comunque il grande problema della medicina di oggi è che può diventare funzionale alla soppressione burocratica dei malati terminali, dei malati in coma o in stato vegetativo, dei malati in stato di confusione mentale. Corriamo il rischio di attivare procedure anonime e impersonali per sollevare la società da tutte queste persone marginali, poco funzionali, il cui trattamento è estremamente costoso, ma che dal mio punto di vista hanno lo stesso diritto che ha qualunque altra persona alla salute e alla cura. Non c'è a mio parere nulla di tutto questo. Io credo che adesso non gliela passo più. Io credo che dimentichiamo invece di guardare la vicenda concreta, umana. Penso a questo padre che, se arriva ad una decisione così tragica, lo fa per un gesto d'amore. Quindi sono vicino nella solitudine della decisione, nonostante il chiacchiericcio, compreso quello di questi giorni sul caso di Englaro. Io penso al senso tragico della scelta, rispetto alla quale nessuna norma e nessun potere burocratico potrà incidere. Ricorderei il rifiuto che vi è stato da parte dell'autorità amministrativa di staccare la spina nonostante il decreto giudiziario. Ora, io credo che lì il potere intervenga in maniera prepotente e quasi inaudita rispetto ad una dimensione così importante della decisione della vita. Mai nella sua tradizione plurisecolare il diritto si è fidato ciecamente degli affetti, perfino degli affetti più profondi come quelli dei genitori verso i figli. Il diritto di famiglia, anche se può sembrarci strano, garantisce i figli contro i genitori e garantisce i genitori contro i figli. È vero che il caso del signor Englaro è tragico e ci commuove tutti, ma non basta fare appello al suo amore di padre per chiuderci gli occhi di fronte al fatto che in questo momento sta assumendo una scelta che va contro la figlia e non va per il suo bene. L'ultimo? Non si può allora neanche pretendere che il padre si sottoponga, proprio in nome di questo amore, a decisioni che sono estranee. Il tipico caso si chiama, con una formula che io non amo, biopotere, cioè il potere sulla vita, che sia stabilito da una norma o da un'autorità amministrativa, è l'esempio di una impossibile separazione del diritto da altre cose, in questo caso una idea un po' retro della morale. Per chiudere, una battuta, 5 secondi a testa, il caso Eluana Englaro cambia la tradizione giuridica, la modifica fondamentalmente nel nostro paese, sì o no? Secondo me applica alcuni principi che erano stati dimenticati in nome di una confusione fra diritto ed altre cose. Secondo me invece innova profondamente la tradizione dell'etica medica ippocratica con esiti che adesso non possiamo prevedere ma potrebbero essere molto gravi. Grazie, grazie di essere stati con noi e di averci aiutato a ragionare al di là dell'enfasi spesso superficiale con cui battagliamo su questi temi, come se non fosse in gioco il significato della vita e il significato della libertà e della dignità della persona. Speriamo che almeno a livello politico si giunga a una profondità di discussione pari a quella che abbiamo tentato di farvi ascoltare. Per un altro tema di Ma Però ci vediamo mercoledì sera alle ore 22:10, se volete rivedere questa puntata, domani mattina siamo in replica verso le 10, super giù. Buona serata, grazie mille.